Buongiorno dall'Unità Operativa Tutela Ambientale della Polizia Municipale di Napoli. A Posillipo, grazie alla segnalazione di alcuni cittadini, è stata individuata e sequestrata una condotta fecale abusiva che sversava illecitamente liquami nello specchio di mare sottostante. Per documentare il reato, gli agenti della Polizia Investigativa e della Polizia Ambientale hanno segnato i pozzi di alcune condutture con un colorante, fino ad avvistare la comparsa di una grossa macchia verde in mare. I responsabili dei condomini sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Negozi indisciplinati nei quartieri dell'Arenella e di Fuorigrotta. Multati un parrucchiere e un negozio di casalinghi, che avevano abbandonato i rifiuti delle attività commerciali in modo abusivo, senza differenziare gli scarti e fuori dagli orari consentiti. Pneumatici abbandonati. Un gesto di grave inciviltà che colpisce diversi quartieri del territorio napoletano. In questa settimana gli agenti della Polizia Ambientale sono intervenuti in via Ruggero, nella conca di Agnano, che rientra nel parco regionale dei Campi Flegrei. Il materiale aveva intasato un canale d'acqua naturale, ciò che ha reso più grave lo sversamento e più difficile la bonifica. Con questo intervento salgono a circa 322 i quintali di pneumatici abbandonati sul territorio ed affidati ad Ecopneus per il loro riciclo. Per essere un buon cittadino, sappi che i rifiuti si gettano nei cassonetti dalle 20 alle 22. In tutta la città si effettua la raccolta differenziata, separa i rifiuti prima di buttarli. Se sei in un quartiere servito dalla raccolta porta a porta, deposita i tuoi sacchetti fra le 20 e le 22. Negli altri quartieri la raccolta differenziata si fa con le campane colorate, dove il vetro, la carta, la plastica e l'alluminio possono essere gettati a qualsiasi ora. Vernici, solventi, liquidi tossici, oli vegetali non vanno mai versati nel lavandino o nel water, altrimenti ce li ritroveremo nell'ambiente. Raccoglili in contenitori separati e consegnali in una delle isole ecologiche distribuite su tutto il territorio. I rifiuti ingombranti, mobili, elettrodomestici, sanitari, non vanno mai abbandonati in strada. Si può telefonare al numero verde di ASIA 816 1010, che provvederà al ritiro gratuito sotto casa. Quando fai la spesa, scegli prodotti con confezioni poco ingombranti e usa le borse di tela al posto dei sacchetti di plastica, così risparmi e non inquini.